Ciao ragazze, benvenute sul canale. Allora, oggi video recensione di due creme contorno occhi. Sto parlando di queste due creme di Fitocose, della crema, la famosissima Jalous Eyes, e la crema alla rosa per il contorno occhi. Sono entrambe creme terminate, però non ho voluto mettere questi due prodotti nel video dei terminati perché volevo fare appunto una recensione a parte per parlarvene in maniera un pochino più dettagliata. Mi sono piaciute entrambe, ma una delle due in particolare mi ha proprio rapita, infatti sicuramente la andrò a riacquistare magari più in là. Allora, entrambe sono da 15 ml come formato, entrambe costano 8,20 €, io perlomeno riprendo il prezzo dal sito di Accoverde dove le ho acquistate. E vi parlo innanzitutto della Jalous, spero che si pronunci così, la pronuncia esatta, della crema Jalous per il contorno occhi. Allora, al suo interno contiene estratto di fiordaliso come secondo ingrediente dopo l'acqua, poi contiene acido ialuronico appunto dovuto dal nome insomma, burro di karité e centella asiatica. È una cremina molto 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 ricca, che non pensavo fosse un pochino più leggera. Invece è molto molto corposa, il contorno occhi resta bello unto quasi dopo l'applicazione. E quindi inizialmente l'avevo acquistato per la mattina, invece l'ho dovuto applicarlo come contorno occhi serale, perché è adattissimo per la notte, perché poi ecco, durante la notte la pelle si rigenera e con questo prodotto davvero il top. Al mattino notate una distensione proprio della zona che è eccezionale. E invece quella alla rosa l'avevo inizialmente acquistata per da utilizzare la sera, perché pensavo fosse un pochino più ricca. Allora, questa crema contiene estratto di rosa damascena al secondo posto dopo l'acqua, poi anche essa contiene burro di karité e altri oli, tra cui olio di girasole, burro di karité, anche questo l'ho detto, anche acido ialuronico, ma non nei primi posti. E comunque ha una consistenza anche totalmente diversa rispetto al Jalous. Allora, il Jalous appena l'applicate resta molto soffice, quindi anche mentre applicate insomma la crema scorre subito bene, quindi non fa attrito per niente, e questa cosa è molto positiva perché nella zona contorno occhi non c'è bisogno di andare a tirare il prodotto, ma deve essere un'applicazione più delicata e più leggera possibile. Invece la crema, questa qui alla rosa, rimane un pochino più bianca, un pochino più pastosa come consistenza, e dovete un pochino diciamo andarla a stendere bene, a tirare. L'unica cosa che ho notato, sicuramente l'ho notato solo io perché non ne ho sentito parlare in giro, che questa crema applicata al mattino, dopo una mezz'ora più o meno mi trucco insomma, e mi faceva tutti i pallini. Cioè non riuscivo proprio ad applicare il trucco dopo, perché sia se mi andavo a truccare e sia se non mi andavo a truccare, che dopo un po' magari passavo il dito qui, mi uscivano fuori tutti questi pallini. Inizialmente ho pensato, per il fatto che io tendo un pochino ad abbondare quando utilizzo le creme contorno occhi, perché mi piace l'effetto molto nutrito diciamo, mi piace avere il contorno occhi bello nutrito, ho provato ad applicarne un pochino meno prodotto, ma niente, il risultato è lo stesso. Questo inconveniente, diciamo, se si può dire così, dei pallini si presentava sempre. Quindi ecco, io non so se è una cosa dovuta a questa diciamo confezione, che magari non è uscita tanto bene, perché in giro ho sentito delle persone che si sono trovate molto bene ma non avevano avuto questo tipo di problema. E quindi niente, poi quando mi dovevo andare a truccare andavo a togliere diciamo l'eccesso di questi pallini e poi mi andavo a truccare, ma la cosa non è che mi piaceva tantissimo. Per questo motivo e solo per questo motivo non l'andrò a riacquistare, anche perché per me l'amore proprio totale ce l'ho avuto con questa crema, insomma contorno occhi. Io ho un contorno occhi, ho 40 anni, quindi
ho bisogno di un pochino più di nutrimento, ma nonostante questo ho anche un contorno occhi nella zona sopra, soprattutto abbastanza oleosa, quindi quando mi trucco ad esempio devo sempre mettere un primer, se no non mi dura niente, però nella zona sotto inizio insomma ad avere qualche problema di secchezza. Devo dire che mi sono trovata benissimo con questa e l'andrò sicuramente a riacquistare. Adesso sto utilizzando altro, ma dato il prezzo molto molto accessibile, 8,20 euro per 15 ml, vi dura tantissimo e potete applicarlo anche sulla zona del contorno occhio, del contorno labbra, scusate, infatti lo applicavo sia un po' principalmente sul contorno occhi, ma andavo un pochino da un velo ad applicarlo anche nella zona contorno labbra e mi è piaciuto davvero davvero tanto, ragazzi, super super consigliati. I prodotti Fitocose sono davvero una garanzia. Bene ragazzi, queste erano le mie opinioni riguardo queste due creme contorno occhi. Ditemi voi come vi ci siete trovati, se le avete provate, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutte!